professore, da lei un commento sullo scenario dei mercati. Guardi, non è la giornata più adatta per essere sicuri di quello che si afferma. Peraltro oggi avrebbe dovuto essere il giorno di scadenza Brexit, non lo è di fatto, ma questo alimenta incertezze. Quindi abbiamo diversissime posizioni, c'è chi pensa alla fine di un ciclo moderatamente di crescita, quindi inizio di un decadimento, chi vede recessione, chi vede invece ancora mercati che si sviluppino. Quindi è l'occasione giusta per confrontarsi fra ottimisti e pessimisti, fra chi vede nel lungo e chi vede nel breve. Personalmente non sono granché ottimista, il che detto da me è un dato direi abbastanza negativo.